liceo. La maturità. Sono tutti e tre. Invece abbiamo realizzato questo progetto in collaborazione con l'area risorse umane al fine di premiare i ragazzi, figli dei dipendenti, che si sono distinti per il merito scolastico. E quindi abbiamo organizzato questa iniziativa in cui diamo un considerevole e significativo premio anche attraverso un buono acquisto spendibile, diciamo, sulle piattaforme più diffuse, in modo tale che loro possono potenziare il loro bagaglio di conoscenze. Negli ultimi anni si sono incrementate le iniziative ed è sicuro che da parte nostra cercheremo di coinvolgere sempre maggiormente i colleghi, le famiglie, quindi con iniziative non soltanto di carattere sociale ma culturale, turistico, quindi cercare di dare quanto più possibile, con il supporto ovviamente anche dell'amministrazione, cercare di dare quanto più possibile. Questo è il nostro scopo, insomma, essere vicini ai nostri colleghi, e in prima battuta siamo anche noi dipendenti dell'amministrazione, e quindi ci fa piacere essere utili anche in questo senso. Chi comincia? Allora, poi tu e io due parole e poi andiamo con le prime azioni. Abbiamo realizzato questo progetto che prevede, appunto, come sapete, il riconoscimento del merito scolastico. Abbiamo fatto un bando, abbiamo fatto delle selezioni, abbiamo selezionato nell'ambito del tra i nostri dipendenti i figli che si sono distinti per merito scolastico. Buongiorno, io voglio soltanto ringraziare tutti voi per aver partecipato e per aver riempito questa sala con i vostri figli, che sono per me ragazzi fonte proprio di gioia, portano la vita, portano l'allegria. Quindi vedere una sala istituzionale con tutti questi ragazzi, tra l'altro brillanti, intelligenti, capaci, è veramente è una gioia. Viviamo momenti storici in cui certe volte ci vogliono far credere che non serve a nulla studiare, non serve la cultura, non serve la ricerca. È vero che certe volte con i diplomi non si arriva lontano, ma con la cultura si vive meglio. E quindi un segnale di attenzione, oltre che di riconoscimento della professionalità, della competenza, e noi siamo convinti che in questa città metropolitana, dove ci sono tante sofferenze a livello di cultura, di istruzione, di educazione, di formazione, non siamo secondi a nessuno. Napoli ha una cultura millenaria e che ha creduto sempre nello studio, nella formazione, nel senso etico e nel senso delle regole. Quindi quando qualche volta vogliono mettere in piedi in testa la città, non dobbiamo essere supponenti e presuntuosi, ma sempre orgogliosi della nostra storia, perché Napoli ha una storia enorme, e quando hai radici così profonde hai non solo una storia, un presente e un futuro. E quindi investire non solo sulle bambine e bambini della scuola primaria, perché vedo dei piccolissimi, ma anche, come dicevi prima, su chi è arrivato a 110 e lode, lasciare non premiati chi ha i 110. Noi sappiamo quanta fatica c'è dietro allo studio, e quindi un ringraziamento non solo a chi oggi viene premiato, alle famiglie, perché sappiamo quanti sacrifici si fanno certe volte per far studiare i propri figli, e credo sia un grande investimento. Non si sa dove uno può arrivare con la cultura, ma in genere la vita mi ha insegnato, facendo da 28 anni parte delle istituzioni, che chi incontra la cultura difficilmente prenderà strade sbagliate nella vita. Quindi questo è già un fattore di grande importanza. Quindi grazie, è stato qui con voi fino alla fine per le premiazioni.